La zanzara stronza. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. Che gira. Adesso non esageriamo, ragazzi. Poi che cosa vuol dire? Vorrei. Deve girare. Sì, d'accordo, questo è Agnelli, no, ricordato. Però vedi, è di un'educazione. Questi ascoltatori, sì, questi sì. Mi piacciono perché sono educatissimi. Cioè, uno che chiama, sì. Che non dice subito, ma dice mi scusi. Buonasera. Conduttore. Buonasera. Io vorrei parlare di puttane. Beh, è tutta un'altra cosa rispetto a quelli che inveiscono. C'è una persona educata, va riconosciuta. Cioè, meglio lui di Mauro da Mantova, dici tu. Ma Mauro, vabbè, ma quello è un povero pigmeo del pensiero, analfabeta, imbecille, idiota che non si capisce. A proposito, ancora. Perché hai sospeso l'account dell'esercito di Parenzo? Scusa. Ho detto che convocherò alle 20. Alle? No, David, scusa, dove sei? Che non si sente niente, scusa. Ho detto che convocherò alle 20:30 di oggi una conferenza stampa. 20:30 sei alla Zanzara, sì. Cioè, alla Zanzara di Renzi. Allora? No, convoco una perché non posso convocare una conferenza stampa. Alle 20:30 convoco una conferenza stampa, mi sono già chiamato dalla BBC, dalla CNN, tutti che dicono ma sì. L'esercito come mai, e spiegherò le ragioni per le quali ho bloccato per ora l'esercito di questo cosiddetto esercito di Parenzo, che è una roba. Comunque alle 20:30 c'è una conferenza stampa di Renzi. Va bene, volevo avvisare e cose di questo tipo. Si vergogna di questo mondo, cioè pensa che l'esercito di Parenzo gli procuri danno e allora ha bloccato, ma tanto non serve a niente perché l'esercito di Parenzo non è che se lo blocchi tu non scrive poi, cioè ma Parenzo. Poi scusi, ma poi che colpa avremmo commesso? Quale ma non l'ho capito, comunque alle 20:30 spiegherà. Luca, cosa vuole che le dica? Elisabeth da Trento, su dai. Elisabeth. C'è una conferenza stampa convocata, prima io non parlo, mi dispiace. Vabbè, Elisabeth da Trento, dai. Ullala ragazzi, buonasera. Amica mia, che vuoi dire? Ecco, dico che ieri mi sono persa la puntata per mancanza di batteria. Di batteria, però, sì. Sì, oggi ho sentito che parlavano del vibratore. Di vibratore, allora ecco. Sì, la questione è molto semplice, cara Elisabeth. Ho detto che in sostanza una donna non è una vera donna. Una donna non ha lo spirito femminile, non ha la giusta femminilità, la carica sessuale, se non possiede un sex toy, poi io ho detto vibratore, e non ce l'ha o in borsetta oppure nel comodino. Nel comodino, io non ce l'ho in borsetta ma ce l'ho nel comodino. Beh, siamo perché? Top. Quanti anni ha lei? Comodino 32. 32, molto bene, molto bene. Perché per mancanza, io avevo un ragazzo, napolitano, tutto fogoso. Scusi, lei di che è originaria di dove? Di Cuba, beh, siamo veramente al classico, diciamo, al super classico degli stereotipi, insomma, no? Una cubana. Caliente. Sì, caliente. Allora? Allora, purtroppo è finita il rapporto, allora meno male che non avevo perso le vista, il mio vibra, e allora mi sto arrangiando da maggio che mi arrangio io da sola, perché... Capito, Parenzo? Voglio fare un appello, bene ragazzi, guarda, questo evita il tradimento. Sì, in che senso evita il tradimento? Scusi, adesso... Ma certo, se tu hai un uomo, per esempio, al lavoro o in viaggio o qualcosa, tu ti devi arrangiare con tuo amico vibra. Col tuo amico vibra. Vabbè, Elisabeth, però... Io ho anche persino il cagnolino. Sì, vabbè, il cagnolino è un'altra cosa. Cagnolino è un altro discorso, cara Elisabeth. Comunque lei dice, quando non c'è l'uomo io uso il vibratore. Vabbè, questo il vibratore, adesso sono single da maggio. Ma si può usare, scusi, cara Elisabeth. Sì, però, vita. Cara Elisabeth, si può usare... Lei ne dà, capisci, ti ha spiazzato questa telefonata. Ma guarda perché che non volevo parlare con Parenzo, che le ho letto le carte a Parenzo. Ha letto le carte a Parenzo. Una telefonata di un uomo potente. Non ho capito. Una richiesta di lavoro. Riceverà la telefonata. Come ha fatto a leggere le carte a Parenzo? Parenzo, David Parenzo, se deve mettere il nome e cognome. Chi se legge le carte? Lei ha letto le carte a Parenzo. Cosa è venuto fuori? Letto? No, ci dica tutto. Cosa è venuto fuori da questa cosa? No. Lui riceverà la chiamata del Papa. No, adesso il Papa. Lei ha detto uno potente e poi... Lo vuole a fianco, perché il buonismo di Parenzo deve essere in un altro posto, no? Non proprio lì. Allora lui deve decidere se andare lì al Vaticano o rimanere lì a Zanzara. Vabbè, comunque Elisabeth, la ringraziamo per questo racconto in cui lei ha detto io sono single, però le dico subito che il... Ti ha spiazzato perché lei ti ha spiegato che cosa? Il suo... quello
quello che lei chiama amichevolmente il mio vibra, no? Sì. Con un vezzeggiativo quasi, sì. No? Dice, ti ha spiazzato perché mentre tu sei appunto il teorico dell'amore plurimo, delle corna, delle cose eccetera, lei, sì, ti ha detto che invece lo consiglia, perché quando l'uomo non c'è, dice, anziché... No, no, ma io lo consiglio in ogni caso anche in presenza, no, di un uomo, di un fidanzato. No, ma l'ha detto in chiave positiva, in chiave di unità della coppia, mentre ti ha spiazzato questa roba, perché invece tu sei, come dire, più per la molteplicità degli affetti, no? Ma che c'entra questo? Che mamma mia, fai confusione. Va bene, grazie Elisabeth. Antonio da Roma. Antonio. Sì, buonasera, brevemente vorrei un chiarimento proprio tecnico. Sì. Sono entrato in un sexy shop e c'è una quantità enorme di oggetti, non solo vibratori. Ma lei è entrata in un sexy shop grazie a noi, grazie al nostro... No, 20-30 anni fa, già c'era una quantità enorme, adesso sarà ancora più... Ma il punto è un altro, ho sentito ieri parlare di cane da lecco, sì, e non capisco se è come un pupazzo di peluche, c'è un meccanismo automatico per leccare, oppure un cane vero e proprio addestrato a leccare, cioè come funziona concretamente questo cane da lecco? Guardi, non vorrei spingermi su un territorio, come dire, un po' impervio e complicato, caro Antonio. Esistono diverse cose, diciamo, i cani veri, quelli finti, eccetera. La signora che ci ha chiamato ieri dovrebbe spiegare, lei dice, io ho anche il cane da lecco. Non ho idea, si può anche immaginare, non bisogna sempre rispondere in maniera cruda, in maniera, no, non bisogna sempre raffigurare tutto in maniera chiara, evidente. Si può anche solo immaginare quello che accade, no? Quale tipo di sex toy, di quale tipo di sex toy si tratti, o no? Può essere benissimo che una signora abbia delle fusioni con il suo cane. Può essere tutto. Leccare, ma attenzione che qui entriamo in un campo minato, si potrebbero rivoltare. Ma come la gente si scandalizza per la vivisezione, e allora su questo aspetto non si sa niente, non si dice niente. Antonio, non lo so, non è che possiamo fare adesso una trasmissione sul cane da lecco. Lei si rende conto che ci siamo spinti già oltre una trasmissione, sì, vero, intera sul cane da lecco? Adesso, francamente, siamo sempre al top, lo so, però dobbiamo anche, insomma, un po' frenarci ogni tanto. Non è che io posso impostare tutta la trasmissione. Ha chiamato una signora e mi ha detto che usa il cane da lecco. Io che so cosa... anche perfino il cagnolino. Ecco, il cagnolino, perché esatto. Perché chiamano i cagnolini da lecca? Ecco, dava l'impressione la signora di parlare di un cane vero e proprio, hai capito? Sì, tante donne sole hanno il cane che sembra che sia una cosa lo so, non se ne possa fare a meno. Beh, adesso non esageriamo, insomma, ne conosco tante che sono da sole e non hanno un cagnolino con cui no, fare quello che lei immagina. Va bene, fermi d'accordo. Tutti, abbiamo gli aggiornamenti, sembra incredibile, dopo discorsi del genere, aggiornamenti dalla borsa. Adesso la borsa.